Buongiorno buongiorno a tutti amici, stamattina volevo fare un breve video di aggiornamento sulla, sulla triste vicenda di Luca Sacchi, come sapete quel giovane ucciso a Roma in circostanze ancora poco chiare, ma senz'altro per qualcosa di legato al traffico di cocaina. Ho letto molto in questi giorni, qualcuno... Sotto i miei video continua in una strenua difesa, eh, diciamo, dell'estraneità di questo giovane alla vicenda. Certamente dispiace sempre quando un, uh, un giovane uh, ci lascia la vita, ma comunque stanno emergendo dei particolari che. Certamente non possono ritenere che egli sia del tutto estraneo alla, alla vicenda. È inutile, è inutile che ci rendiamo in giro e che purtroppo tutti coloro a cui capita una disgrazia diciamo sempre eh, bravissimo ragazzo, che peccato, è da questo e da quell'altro. Certamente non metto in dubbio che sia sia stato un bravissimo ragazzo, però nella circostanza si è fatto un po' mettere in mezzo da, dalla sua fidanzata Anastasia che eh, veramente non so come mai sia ancora a piede libero e io se fossi un inquirente la, la metterei agli arresti sicuramente perché stanno emergendo cose raccapriccianti. E in ultimo sta emergendo che che, che ella aveva questo legame addirittura con un certo Fabio Casali Fabio Casali è un noto ahimè trafficante di cocaina con il, con il Sud America e di cocaina stiamo parlando è inutile che possiamo dire la marijuana vabbè questa è una droga più leggera no stiamo parlando di cocaina 70.000 euro pesa per 15 kg di cocaina, che al dettaglio rendono 10 volte di più, signori miei. E questo Fabio Casali, che è un noto trafficante di cocaina con il Sud America, è emerso dalle indagini, dalle intercettazioni telefoniche, i contatti frequenti con questa Anastasia, che, che quindi è meno sprovveduta di quella che. Vuole sembrare di cui ci ha dato eh, come dire, la, la sua immagine di, di, di ragazza a quest'apone, non ha niente a che fare con questa. È una pericolosa giovane ucraina che stava gestendo un diciamo medio-piccolo giro di cocaina e nel quale ha trascinato anche il suo fidanzato. Ora, Luca Sacchi ahimè, eh, sì, si dice, i familiari dicono che eh, la voleva lasciare, però aveva pietà di lei perché diceva ma dove va, ma che cosa farà senza di me, il, il suo senso di protezione, ma eh, certo voglio ammettere che egli non sapesse a che livelli, a che livelli perché in effetti queste telefonate e questi incontri anche del giorno precedente Diciamo, non credo che siano esattamente a conoscenza eh, di, di, di Luca ma Luca non poteva non sapere niente come pure un po' diciamo è paradossale e ingenuo anche che questo, quest Anastasia, questa Anastasia, questa delinquente io direi a questo punto abbia anche in una maniera amorale, intrattenuto da tempo un rapporto con il Princi, con Giovanni Princi, che in effetti si può definire l'amante, perché, sempre, per le varie intercettazioni, si vedeva come l'atteggiamento fosse di grandissima confidenzialità. Quindi, dato che questo Giovanni Princi, comunque stava nel giro della cocaina, insomma, uno più 1 fa 2, 2 più 2 fa 4. Quindi, che cosa, che cosa dire? Eh, quindi, da, a modale, perché ingannava Luca anche dal punto di vista eh, sentimentale. Però Luca l'accompagnava sempre e comunque in giro, anche quando aveva questi contatti con questa gente. Sapeva, magari non assumeva come risultato, non assumeva queste sostanze però non poteva non uh, sapere e a, avrebbe dovuto avere la forza eh, di, di lasciare questa, questa ragazza che veramente è, come dire, sembra un, un diavolo travestito da, 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 da angelo con la sua espressione angelica ma fatto sta, quindi, dall'indagine emerge, emerge un quadro raccapricciante, ovvero questa Anastasia che... Con questi denari, che sembrano tanti, per lei non lo erano perché lei gestiva una piccola piazza, piazza di spaccio. E non parliamo di droghe leggere come la marijuana, ma di droghe come la cocaina. E nei giorni precedenti aveva concordato con altri due amici nel giro della cocaina e stava in contatto addirittura con questo Fabio Casali, un pericoloso. Uh, trafficante di cocaina con sudamerica quindi lei stava facendo come dire questo passo di escalation verso forse un gradino più, più grande forse più grande di lei perché sapete in questi ambienti poi quando sali di importanza fra virgolette rischi anche qualcosa rischi, rischi, rischi anche la vita perché perché vai comunque a eh, rompere le scatole a qualcun altro, a prendere la piazza che magari era di qualcun altro. Quindi, attenzione, e, e lei, lei ci stava dentro e poi è visibile il fatto che al primo momento no, non so niente dei 70.000 euro nel, 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 nello zaino, no, noi stavamo facendo una passeggiata, poi no, quella erano i soldi per la motocicletta, ma... Tutte cose così stupide che lei pensa di prendere in giro gli inquirenti, ma gli inquirenti che cosa fa? Gli danno l'obbligo di firma, ma troppo poco, troppo poco perché in effetti eh, lei oltre a configurarsi come una, una pericolosa spacciatrice e anzi che organizza la zona di spaccio ha in effetti provocato indirettamente la morte del fidanzato perché l'ha trascinato in una situazione più grande di lui. Lui sarà stato per debolezza, sarà stato perché eh, era troppo innamorato, sarà stato perché è stato circuito è stato plagiato da questa, questa ragazza dagli occhi di ghiaccio e, ed è capitato che eh, certamente lui sapeva non sapeva forse i dettagli, ma sapeva e quindi alla fine, alla fine eh, si è trovato lì nel momento sbagliato perché quando è stata tentata di, di portare via i 70.000 euro senza dare ecco, la, la partita di cocaina eh, lui eh, stava lì, ha cercato di, di reagire e ha preso il, il colpo. Certamente eh, se ciò non fosse avvenuto e quindi ci fosse stato come dire, lo scambio fra la partita, i 15 chili di, di cocaina e la dazione dei soldi, certamente la cosa si sarebbe chiusa così e, e Luca Sacchi sarebbe stato lì, amici miei, sarebbe stato lì. E cosa avrebbe detto? Avrebbe visto uno zaino che andava in mano a due signori, avrebbe visto un pacco grosso così di cocaina che andava in mano a Anastasia e cosa e cosa avrebbe detto? Oh Gesù, che cos'è cos questo scambio di regali natalizi? Quindi è inutile che mi si venga a dire non sapeva. Sapeva, sapeva senz'altro, non era certamente nell'organizzazione, è stato circuito, è stato plagiato, tutto quello che volete voi. Però purtroppo non si può assolutamente dire che egli non, non sapesse. E dispiace, dispiace perché in effetti questi ragazzi così palestrati così forti fisicamente poi magari ecco hanno un lato debole del carattere che vengono plagiati da ragazze come queste che si presentano a questa pune e c'hanno dietro una mondezza che non avete non avete nemmeno immaginazione quindi sta venendo fuori un, un casino che non vi dico e staremo a vedere quindi Esattamente come andrà a finire, ma i contorni sono questi: mancano solo gli ultimi dettagli. E, e questa Anastasia dovrà rispondere, secondo me, più delle colpe delle quali fino ad oggi è, è imputata. Quindi grazie di tutto, grazie dell'attenzione. Fatemi sapere cosa ne, ne pensate. E Mm, ci aggiorniamo per altre fatte di, di cronaca. Grazie a tutti e buon proseguimento. Ciao a tutti.